Claudio, c'è qualcosa di molto strano oggi nel giro. Unità di misura oggi, diciamo. Comunque che... partiamo che sono già le 7:13. Ma cazzo, ormai è tardissimo. No, due. Claudio, allora adesso lasciamo il sentiero 177 e prendiamo il sentiero 181 che scende, che sali oggi nominato. Il sentiero 713. Tutti i sentieri portano a Roma e a questo proposito la camminata di oggi è tematica perché l'obiettivo è Rome. Vi spiegherò dopo perché. Attenzione al Cibali, bisogna guardare perché il sentiero è là. Stiamo studiando il tratto migliore per passare il fiume. Le 7:13, le 9:01. Loretta, hai visto che punto di vista panoramico? Molto bello, il pensiero che dobbiamo arrivare sino là un po' mi... Dove? Al bivacco Nasseto, è semplicemente lassù, però... Sopra le nuvole! Non le dirò che in realtà noi dobbiamo arrivare a Passo Serra, che è molto più in alto, ma lo scoprirà dopo. Adesso qui, dopo questo sentiero nel bosco, il punto di vista panoramico si apre e tenteremo poi di raggiungere la cima di Monte Serra, il Passo Serra. Però ho iniziato a parlare senza fare l'intro, quindi via con l'intro! Cari amiche e cari amici delle Piadine Randagge, bentornati sul nostro canale. Il leitmotiv dell'uscita di oggi è questa: tutte le strade portano a Roma. Oggi seguiremo per voi la Via Romea, l'antica via che i pellegrini provenienti dal nord percorrevano per giungere a Roma. Infatti, in quegli anni, al di là del motto che tutte le strade portano a Roma, si poteva raggiungere la nostra capitale in due modi: attraverso, utilizzando la Via Francigena, quindi per chi scendeva dalla Francia, e attraverso la Via Romea, che passava proprio in queste zone. Questo è l'ex pascolo di Nasseto, questo è un bivacco e la leggenda vuole che intorno al 1500 questo fosse un'osteria dove i viandanti potevano trovare ristoro. Noi ci siamo fermati qui per la pausa pranzo, ma voi state vedendo questo pezzo a inizio video, per cui buona camminata a tutti! È il nostro obiettivo di vita. Vuoi andare lassù in cima? Voglio andare. C'è una funicolita in colà? No, però passa l'autobus. Primi colori d'autunno. Premier foliage, non jamais. Claudio, com'è che è? Il primo foliage non si scorda mai. Un uomo solo al comando. Allora, non so se da casa, dal diciamo divano sul quale siete spamparanzati, i colori arrivano, ma devo dire che i colori incominciano ad essere abbastanza vivi, anche se non siamo ovviamente in pieno foliage. Il sole in questo caso aiuta e lo spettacolo è veramente fuori di testa. Inside the biscotto fiorentino. Oggi Claudio cosa ci porta? Non questo, più le fiamme che sono il suo cavallo di battaglia. Sono antichi, sono fiorentini. Sono attichi? Sì. Allora sono buoni. I biscotti dei grulli. Dei grulli. Perché? Loretta, che c'hai la ribollita nel termos? Perché ieri stavo a giro e ho trovato questi biscotti, vorresti? Allora, non mi spiego come mai il Passo Serra sia lassù e noi stiamo continuando ad andare giù. Il fatto che davanti a noi ci sia un fiumicello mi dà l'idea che stiamo raggiungendo il punto più basso, infatti là si sale. Quindi via, però ragazzi, che spettacolo qua. Guardate che posto incantevole.
Allora, secondo me ne dobbiamo comunque salire di qui, perché qui si raccorda con le marne che portano a Nasseto, quindi io direi di andare su comunque, poi vediamo quando siamo in cima. Le manine. Siamo 1040 e rimaniamo sui 1000. Stiamo risalendo al Passo Serra, che di fatto segna il confine tra Emilia Romagna e Toscana, in quello che, come detto prima, era l'antico passaggio che dalla Germania portava a Roma. In questo tratto che sale al passo è abbastanza evidente la mulattiera che questo pellegrino tedesco che arriva da Düsseldorf sta percorrendo. Con fiatone non simulato ho il piacere e l'orgoglio di dire che siamo arrivati al Passo Serra, 1160 metri sul livello del mare. Ed eccola anche la Doretta. Andiamo. Qui c'è un'incisione del comune di Bagno di Romagna datata 1998, Val Bagno Trek, che ricorda che fin dal Medioevo, esattamente su questo punto, allora cerchiamo di essere chiari. Allora, qui è Emilia Romagna, qui è Toscana, ok? Quindi l'antica via Romea che dal Medioevo portava dalla Germania a Roma lascia il versante romagnolo e scende nel versante toscano. E mi sento di dire che ci siamo già passati di qui. Bene, siamo scesi dal passo, ci siamo ricongiunti con l'anello di prima, ovvero col sentiero dal quale siamo saliti, e adesso andiamo in direzione di Nasseto, che è appunto il punto panoramico più bello di oggi, che Claudio non ha mai visto e per il quale sborserà almeno 50 euro. 50 euro? Ah, ma lo già lassù? Bene, imbocchiamo il sentiero. Claudio ha messo mano al portafogli, ha fatto ciò che doveva, tutto molto bello. PayPal, PayPal. Ah, io volevo ricordare una cosa che ho detto in qualche video fa. Il nostro carissimo amico Alessandro, che salutiamo peraltro, chiede ad ogni partecipazione 500 euro. Noi abbiamo raccolto circa 400-420 euro. Quindi lascio il link in descrizione, l'IBAN del signor Paolo, se volete rivedere prossimamente Alessandro con noi, mancano 80 euro. Davanti a noi Nasseto, col bivacco che è, diciamo, occupato, qualcuno che si è fermato per la pausa. Lo vediamo. Sta entrando in questo momento due persone. Andiamo a rompergli le scatole, via. Ragazzi, questo è il nostro habitat. Vedo cose molto interessanti, sto prendendo appunti per una prossima uscita, magari una bivaccata. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella uscita delle piadine randagie. È passato il santo qui. Andiamo a vedere l'interno. L'interno è molto basilare, il camino, c'è un tavolo con due panche. Ah, qui ragazzi ci sono dei materassini molto easy, però
Ci sono anche materassini di quelli gonfiabili per la notte, quindi l'hanno un po' attrezzato. Qua c'è un piccolo mobiletto con il... Già, ecco, questa non mi piace, devo essere sincero. Beh sì. Folletto della Juve. C'è, dopo Guido Retta tu sai cosa devi fare. Forza Inter. Ma ragazzi, ma questo più che un bivacco è un bar sport. Bello, bello. Siamo anche pronti al Natale. Sì, no, ma guarda dentro quante ce ne sono. Allora, ma che storia. Con grande dispiacere che lasciamo questo posto dove ci siamo goduti una bella pennichella, lasciamo Nasseto e adesso continuiamo sul sentiero 177 in direzione di Bagno di Romagno. Si chiude l'anello, da qui siamo arrivati stamattina, adesso Doretta valuta se rifare il giro, se vuoi noi ti aspettiamo qui, eh. Cosa dici? Quasi quasi. Oh, facciamo un panino noi nell'attesa. Io ne ho un altro. Considerazioni di fine giro sotto l'I-45. Allora, l'uscita è stata bellissima, chilometraggio un po' corto, per noi 12 km e mezzo, ma i 700 e passa metri che ci hanno separato da questo esatto punto al Passo Serra si sono fatti sentire tutti. E abbiamo camminato sulla via Romea, abbiamo fatto una fatica assurda facendo solo 12 km, per cui vi lascio con una considerazione. Ma i germanici che volevano andare a Roma avevano proprio una bella voglia di andare a Roma. Considerazione di fine giro bis, i colleghi, che spero ci mettano la faccia, mi dicono che in realtà sono i romani che sono andati per primi in Germania a far casino. Tanto dovevo. Sto rivolgendo a te che sei sul divano e hai scelto di guardare il nostro video. Perché? Perché? Perché non ti sei ancora iscritto al nostro canale? Cioè, per noi cambierebbe la vita, diventeremmo miliardari, a te tanto non cambia niente. Quindi, per favore, spingi quel pulsantino, iscriviti al nostro canale. Grazie.